Allora, per motivi di organizzazione non vi farò un discorso, diciamo, introduttivo adesso, ma passiamo subito alla pratica, perché poi lui, dopo tutta una serie di operazioni che farà, ci lascerà mezz'ora prima, per poi tornare, ovviamente, e quindi iniziamo con lui. Grazie a tutti, benvenuti stasera. Partiremo con una semplice struttura base delle attività. Penso al fondo stesso, che un po' di olio, anche qua potremmo, senza trattia problemi, si può anche evitare, ovviare un filo di olio, un po' di acqua. E a me con le lenticchie piace molto la loro aromatica. Lo metto sotto il panico se perde qualcosa. Oggi abbiamo deciso di mettere anche un po' di timo per dare un profumo. Poi inizia a soffrire, senza cipolla, senza nulla, e inserirò le lenticchie, le farò tostare un attimino e aggiungerò l'acqua fredda, fino a coprirle di un 3-4 dita. Coprirò e farò cuocere circa mezz'ora. Ogni tanto si può controllare, poi al termine di questa mezz'ora, 25 minuti, sta a voi. Se volete una preparazione a lenticchia più morbida, aggiungete un po' di brodo, se la volete un po' più ritirata, scoprite e fate cuocere magari gli ultimi 4-5 minuti. Lenticchie già lavate precedentemente. Come dicevo ieri, anche magari qualche minuto di ammollo, così da poter svegliarsi senza traumi, anche se queste lenticchie sono molto delicate, per cui non richiedono ammollo, non hanno una buccia dura, però è più buona. Contemporaneamente iniziamo anche la seconda preparazione, che sarà quella del tempè arrosto. Il tempè va molto meglio se lo lasciamo marinare qualche ora. La marinatura è scritta nella vostra dispensa e si usa salsa di soia o tamari per l'intolleranza al glutine. In generale tamari è senza glutine, quindi senza frumento, solo soia, comunque chi è intollerante. C'è qualche intollerante? 100% per intolleranza, quindi diciamo che sei a buon mangiare di qualsiasi risuola questa sera, sì, se potresti. Ah, sì. E la useremo in proporzione di 65 ml su 200 ml, questa è la proporzione. Poi se ne fate di più non è un problema, l'importante è che manteniate questa proporzione per via della salatura, perché non useremo sale in questa ricetta e sarà proprio la salsa di soia a dare salato. Poi dopo al termine della preparazione, poi uno lo fa una volta, se piace più salato aumenta un po', diminuisce un po', però diciamo che questa qual era la proporzione? È scritta in 65 ml su 200 ml di acqua, però se usate il tamari, ad esempio il tamari è un po' più saporito, allora forse ce ne va un po' meno. Io parlo di salsa di soia in questo caso, di solito uso anche la mia. Nel senso della finestra sul cielo, perché poi tutte sono uguali, c'è cioè quello più salato, quello più salato. Quindi si fa una bella marinatura con acqua, salsa di soia, vino bianco facoltativo, aglio tritato, cipolla, olio, sale, alloro, rosmarino, anche lì le erbe aromatiche a vostro piacere. Però queste erbe aromatiche ricordano un po' i profumi, no? Che ci sono degli arrosti, delle carni, il genere della preparazione delle carni, quindi stasera abbiamo voluto giocare un po' con il tempè, cercare di riportare più o meno con i sapori della carne. Si lascia marinare un 4-5 ore, anche una notte, anche un giorno si può lasciare marinare. L'importante è che si copra e si tenga in frigo, perché magari un giorno, soprattutto con dei caldi così, fosse un po' poco. Però si può coprire con la pellicola, mettere in frigo e il giorno dopo si scolda la marinatura e si fa rostire il tempè. Questo è il tempè già scolato dalla marinatura e si inizia la preparazione con un filo di olio, sempre in una padella spessa. La padella dovrebbe essere abbastanza larga e non tanto alta, perché il tempè è abbastanza delicato
muovendolo, girandolo, più lo si muove, più si rompe, e poi alla fine, se la padella è stretta e alta, invece di arrostire, non deve muovere, se la rete per arrostire, alla fine diventa un po' di olio. Quando l'olio sarà caldo, inizierò a mettere un cubetto di terra per sentire la temperatura. L'ho sparato dalla marinatura, c'è ancora qualche pezzettino di cipolla o di aglio tritato qua, perché poi, una volta rosolato, lo manderò in cottura per un 15-20 minuti, anche 25 minuti, con parte della marinatura, questa filtrata, perché poi tolgo il tempè, filtro la marinatura. Questa marinatura la tengo una parte per la cottura, perché ha bisogno di cottura il tempè, sempre bisogno di 20-30 minuti. E l'altra parte invece, che purtroppo non vi farò vedere perché ce l'ho sotto per via di spazi, verrà poi addensata con l'amido di mais, fecola di patate, arrowroot o qualsiasi amido che voi vogliate usare. La salsa, l'unione della salsa della marinatura con un amido è facile da fare, c'è scritta, non è molto difficile. Si mette dell'amido in un bicchiere con un po' di acqua fredda, si mescola, si porta a bollore la marinatura con tutti, non filtrata, prima si porta a bollore la marinatura una mezz'ora, così prende il sapore della cipolla. La marinatura non filtrata, prima mi sono dimenticato di dirvi che va bollita un 10-15 minuti. Per ridurla un po'. E soprattutto perché l'aglio e la cipolla che ci sono all'interno, le erbe aromatiche, diano un sapore. La marinatura serve l'avanzo? Tutto il liquido, esatto. Una parte lo teniamo per la cottura. Okay. Per la cottura del... Poi l'amido? No, l'amido l'ho proprio messo alla fine. Allora, qua c'è soltanto la marinatura cotta. Allora, prima si mette il tempè a marinare, si toglie il tempè perché poi si fa lo stile. La marinatura si mette in un pentolino, si fa cuocere un 15-20 minuti che rilasci tutti gli aromi e la cipolla che ci sono all'interno. Dopodiché si filtra. Io la filtro perché non mi piace sentire quei pezzi di cipolla, di aglio, le erbe aromatiche mentre lo mangio. Quindi la filtro, la rimetto in padella, in un pentolino alto, stretto, e con la frusta, quando ribolle, con la frusta, che l'acqua e l'amido da una parte, inizio a frustare la marinatura fino a che raggiungo la densità desiderata, che è la densità salsa, no? In genere. Quello si può anche fare prima, se si fredda non è un problema, perché poi riportando la bollore con la frusta o al limite con un frullatore mini timer si può utilizzare, cioè si può anche preparare il giorno prima, il sabato per la domenica, e poi la domenica si riscalda soltanto o si frulla, se fa ancora lungo magari si frulla un attimo. Per iniziare. Ed è annusato il tempè, mi ha fatto girare. Il tempè, ecco. Poi ne parleremo quando parleremo della soia, quindi vi racconterò un po' che cos'è. Però è importante anche annusarlo, così vi rendete conto che è già il processo fermentativo, perché è molto buffa. Questo è il segreto del tempè. È un alimento molto molto prezioso, diciamo. Quindi parliamo. E le tutte le conoscenze, le abbiamo fatte girare. Facciamo costruire un po', poi metteremo una parte della marinatura. Non molta, serve per una cottura di circa una mezz'oretta, quindi comunque arrivo a mezzo centimetro di marinatura, non tanto. Copro e faccio cuocere un po' con l'acqua. La terza preparazione è quella della pasta di fagioli. Anche qua, per ragioni tecniche, abbiamo già cotto i legumi, cotto i fagioli cordotti, abbiamo fatto un soffritto, carote, sedano, cipolla,
con abbiamo aggiunto poi della passata di pomodoro e l'abbiamo messa insieme ai fagioli già cotti. Quindi abbiamo fatto già cotti. Per la cottura dei fagioli bollotti necessita un uovo, 8 ore più o meno, e una cottura di un'ora e mezza. Questo è il risultato dei fagioli bollotti uniti alla salsa di pomodoro soffritto. Per la pasta ai fagioli oggi usiamo dei ditalini di farro semi-integrale. Iniziamo la pasta mettendo prima il sale. Ricordi la cipolla? Nella... Sì, carota, sedano, cipolla nel soffritto e la pasta di cipolla. La cipolla è molto importante, visto magari qualcuno non l'ha, ma poi parleremo in Italia degli acidi unici, l'alimento antibiotico dei primi, e vedremo come la cipolla aiuta, perché è un potente dissolvente degli acidi unici, per cui uniamo il gusto, perché la cipolla è molto gustosa, ha un effetto terapeutico molto significativo. Ci torniamo poi dopo, ve l'anticipo così cominciate un po' anche a farvi un po' l'idea. Intanto che cuocerà la pasta, si può iniziare in una pentola a mettere un filo d'olio e scaldare un po', dopodiché possiamo aggiungere già i fagioli con il pomodoro, così che iniziano a scaldarsi un po'. Poi non faremo altro che scolare la pasta abbastanza al dente o cotta, perché poi comunque al dente, se si pensa di, in questo caso qua, cotta, perché una pentola leggera con un quantitativo del genere mangiata subito, cotta, scolata, passata 2 minuti e servita. Se la si fa nella pentola alta, eccetera, in grandi quantità, è meglio lasciarla un po' al dente perché poi continua la cottura. Quindi quando sarà cotta la passeremo poi un attimo in padella con i fagioli e aggiungiamo brodo o acqua a seconda del nostro piacere. Se ci piace un po' più liquido, un po' più tesa, siamo noi che decidiamo la densità. Un'altra variante, almeno è una delle mie ricette preferite, io in realtà faccio cuocere i borlotti in più acqua e poi utilizzo il brodo di cottura per cuocerci la pasta, per cui rimane veramente molto gustosa. Quindi io faccio prima cuocere il legume, dopo aver bollato, tutte le operazioni. Quindi diciamo che in pentola io metto il legume e la cipolla. Posso mettere anche già dall'oro, per il discorso delle labbiate di cui parlavamo ieri, invece è meglio metterle alla fine, per un effetto fisioterapico. Per un discorso relativo invece al gusto, anche che le persone hanno fatto lui all'inizio. Questo dipende anche dall'ottimo qual è, metterlo un po' all'inizio e alla fine. Sì, poi, l'equilibrio, anche lì, diciamo così abbiamo tutte le due cose. E quindi faccio cuocere i legumi in più acqua. Poi che cosa faccio? Una parte del legume io lo passo nel pasta verdure e quindi rimane molto più cremoso, una parte lo lascio intero. Prendo un'altra, quindi una padella, una pentola anche, metto poi a seconda dei gusti, a me piace farti, non so se li conoscete, l'uccelletto, una tipica ricetta toscana con l'aglio e la salvia, quindi in quel caso la salvia la metto subito. Allora metto un po' d'olio. Anche il pomodoro va bene perché lega, aglio e salvia, anche il peperoncino, ma lì ai gusti, però il peperoncino per me ci va, e metto un po' di questa crema di fagioli, un po' dei interi e faccio andare un attimino che si amalgama un po', e poi metto l'acqua di cottura e metto la pasta lì dentro e viene veramente eccezionale. E poi alla fine aggiungo un po' di salvia fresca, quindi ottima così, la mia versione diciamo è questa e la molto gusto. Pasta fagioli facendo parte dell'antica dieta mediterranea, ci siano poi mille versioni, poi uno se la personalizza secondo il gusto. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante, faremo dei legumi questa sera e con i legumi faremo anche dell'alga tonica. Quanti di voi la conoscono, è un'alga,
un ago che solitamente, a differenza di quasi tutte le altre alghe, non viene mangiata. Ogni tanto in alcune ricette si mangia l'agapone, ma serve per la cottura di qualsiasi legume. Aiuta, quindi non dimenticate di metterla, ora si mette a freddo quando si parte a cuocere qualsiasi tipo di legume, ne basta poca, ne basta un francobollo e si mette in cottura, aiuta i legumi a una cottura, cioè aiuta la cottura del legume, diventa un po' più morbido, cuoci in meno tempo, ma soprattutto le sali minerali molto importanti. E abbiamo poi un legume con un'acqua, con dei sali minerali molto importanti già all'interno, senza neanche aggiungere sale. Addirittura si può usare un filo piccolo nello svezzamento, quando cuoci i legumi, non gli metto sale, ma aggiungo solo un pezzo di agapone. Anche i chiodi di garofano andavano messi durante la cottura dei legumi? Chiodi di garofano? Nella passata di pomodoro? Nella pasta fagioli? Sì. Nella pasta fagioli, sì. Nella cottura. Ah. Nella cottura del... Adoro. Sì, però anche lì dipende, poi se mi piace, poi andrebbe poi tolto, poi dà un po' fastidio. Ma se sono tutte e due, sia l'alga che il garofano? No, l'alga è proprio una cosa a parte, che comunque va su tutti, e non dà sapore, questa alga qua, magari non si spaventa, perché parla di alghe, non dà sapore, è proprio, dà questi sali minerali senza dar sapore. Al termine della cottura, la si tocca, si può. Si può mangiare, è un'alga ricca di sali minerali, aiuta anche la digestione del legume stesso. Aiuta anche la digestione del legume. Come? Anche l'amore, sì. Allora, un altro modo, le alghe, diciamo soprattutto per i legumi, sono un buon alleato, ecco, soprattutto l'agricolo. Si può utilizzare anche nel mollo, perché l'alga poi comunque è più dura, per cui più la si ammolla meglio è. La potete mettere anche nell'acqua di ammollo dei legumi stessi, volendo, e ricordatevi sempre di sciacquare. Sembra scontato, ma non lo è affatto, perché alcune persone pensano che quell'acqua di ammollo contenga molte sostanze nutrienti e quindi riutilizza. Non è così, anzi esattamente il contrario, perché quell'acqua di ammollo non ha solo la funzione di ammorbidire il legume e prepararlo alla cottura, ma ha anche la funzione di cominciare a far sì che dal legume escano quelle sostanze che si chiamano purine, che sono delle scorie, sono tossiche, ovviamente. Per cui noi aiutiamo il legume a liberarsi. La combo è molto preziosa. Allora, lui diceva non si sente tanto, e qua siamo sempre nell'ambito del gusto, per cui è molto soggettivo. C'è chi sente l'alga molto forte e quindi magari non si trova tanto bene, soprattutto all'inizio, e chi invece la ama la follia, ok? Lì dipende, dovete regolarvi. Sul discorso della quantità, anche lì è soggettivo, perché ne basta veramente poca, però se a voi piace è anche un'occasione per mangiare le alghe, soprattutto quest'alga che è un po' più lunga nella cottura, quindi chiaramente quando ce l'abbiamo possiamo approfittare della situazione. L'ultima cosa che forse avessi dimenticato di dire sul discorso del sale, perché non si mette il sale nella cottura del legume? Perché indurisce, buccia. L'ho detto ieri. Ricordiamolo bene, si indurisce la buccia, per cui mettetelo alla fine. Ok, poi vabbè, se utilizzate la salsa di soia chiaramente non è necessario utilizzare il sale. Quindi ricordate, invece per quanto riguarda il cereale è molto importante mettere l'acqua, scusate, il sale subito. Perché? Perché l'ambiente in cui il cereale viene cotto è un ambiente speciale, un ambiente molto particolare, cioè noi ricostruiamo in qualche modo una sorta di mare. L'equilibrio sale-acqua è un equilibrio fisiologico. La cosiddetta fisiologica, no? Sapete che cos'è? È quella soluzione che si dà, che è praticamente acqua e sale, nei momenti in cui ci sono delle condizioni fisiche estreme. Serve semplicemente come primo
primo intervento, perché acquisale in quella precisa percentuale riequilibra tutta una serie di processi. Per cui è una cosa molto, molto importante per noi. Quando noi andiamo a cuocere il cereale, cerchiamo di ricreare quel mare, diciamo, da cui si dice veniamo, e questo aiuta ovviamente il cereale stesso a tirar fuori le sue magnifiche potenzialità. Non lo facciamo con il mare. Sì, quindi poi la fase finale. Allora posso continuare. Allora, mi riaccaccio a quello che stavo dicendo. Entriamo in un ambito che secondo me è molto interessante. I legumi sono una risorsa da scoprire, perché i legumi si conoscono per certe cose, non si conoscono per altre cose, e vi garantisco che le cose che non si conoscono dei legumi sono assolutamente sorprendenti. Ieri abbiamo parlato di armonia. Ho scelto la parola chiave armonia a proposito dei cereali, proprio perché i cereali, come si diceva ieri, manifestano delle polarità che sono risolte e danno un grande equilibrio, una grande armonia. Quando ho pensato alla parola chiave da dare ai legumi, non è venuta immediatamente. È stato qualcosa che ho dovuto tirar fuori osservando molto e riflettendo, mentre per il cereale è stato facile. Diciamo che la parola chiave non è un equilibrio, ma è una polarità. Simpatia, antipatia, lo anticipavo ieri, ricordate? Allora, è una polarità che fa parte della sfera emozionale, della sfera animica, la sfera dell'anima. In realtà noi la utilizziamo da un altro punto di vista, anche se quello animico, poi vedremo che c'entra anche. Vale a dire in un senso più etimologico, cioè simpatia è quell'elemento che ci attira a sé, quindi è sempre comunque una forza positiva. Antipatia è quello che ci risponde. Quando noi abbiamo a che fare con i legumi, noi abbiamo a che fare con degli elementi che ci attirano, degli elementi simpatici, che ci attirano, non ovviamente solo per il gusto, perché in realtà i legumi sono tutti buoni, diciamo, ma ci attirano soprattutto per delle caratteristiche di salute e per delle caratteristiche, lo vedremo, legate a possibili tossicità. L'antipatia è proprio questo elemento di tossicità, soprattutto. Cioè il fatto che i legumi hanno, rispetto ai cereali che sono assolutamente neutri, hanno invece un sistema differente, cioè un sistema quasi difensivo, un sistema di protezione. Allora, ieri non c'era niente praticamente su questo tavolo. Oggi, miracolosamente, vedete quanta roba è spuntata. Allora, ieri questa l'avevamo purtroppo dimenticata, adesso ce l'abbiamo, la spiga di cereale. Poi abbiamo recuperato questa pianta bellissima, chi la riconosce vince un premio, un doppio grembiule. Soprattutto per la distanza. La vedete? Ma no, difficile. Allora, già è una pianta poco conosciuta. Allora, tu hai fatto un esempio che è interessante, perché la segale è il cereale più alto di tutti, arriva fino a 2,5 metri. Per cui direi che segale non è. Vedete, ha la radice qua. L'abbiamo presa proprio in un momento interessante della crescita. Ve la faccio breve. Questo è grano saraceno. Questa è una piantina di grano saraceno. Vedete, avete ancora l'apparato radicale. Cresce, ha questo fusto. Ha le foglie, anche le foglie hanno una forma. Adesso purtroppo si è appassita un po'. Le vedete, molto molto delicate, con una forma anche che ricorda un po' un triangolo. Ma la cosa meravigliosa, a parte la fioritura, che è una fioritura, e adesso ci arriviamo, questo bel disegnino qua, è una fioritura delicatamente profumata. I fiori servono per attirare gli insetti, ok? Quindi qua avviene qualche cosa. Quando c'è di mezzo insetti, aria, farfalle, apine, succede qualche cosa. Ma soprattutto, adesso vi faccio vedere, ci sono proprio i semini. Adesso la faccio girare così vedete, perché è un'esperienza bellissima, non so quante volte vi capiterà di vedere queste cose. Ci sono proprio i semini del saraceno. Voi avete presente come è fatto il saraceno? È questo picco poligonale, molto particolare. Mentre l'altra cosa che ci interessa ancora di più, quello è un cereale
in realtà è un cereale, come dicevamo ieri, non cereale, perché è una poligonacea. Assomiglia di più alle leguminose, che sono queste, ma per la quantità di carboidrati possiamo considerarlo molto simile alle graminacee, di cui parlavamo ieri, abbiamo parlato del farro, abbiamo parlato dell'avena e del grano. Questo si capisce che cos'è, anche se siete lontani. Un baccello, un fagiolo. Ah, baccello, un fagiolo, ok. La soia. La soia. Guardate che bella. Io non vorrei che facendola girare vi bagnaste. Magari poi se volete alzarvi venite a vederla. Allora, sono molto contenta di averla qua perché riusciamo a fare un discorso anche più concreto. Questo è il baccello del fagiolo, cioè del fagiolo della soia. Allora, se io vi dico ginestra, avete presente la ginestra? Avete presente il baccello? Perché è una leguminosa. La carruba è una leguminosa. Possiamo fare tantissimi esempi. L'arachide. Avete presente l'arachide? È una leguminosa. Allora, noi abbiamo una forma archetipica, lo possiamo chiamare l'archetipo, vale a dire il baccello, che in realtà si chiama carpello, ma noi lo chiamiamo comunque baccello. Un filo che si chiama pergamena, che tiene unito in tutto, e dentro abbiamo i semi, in ordine, un numero che è differente per ogni specie, e poi sono sempre casuali, non si sa, non c'è un numero per numero fisso, ovviamente. Quindi noi abbiamo qui l'archetipo. Io qua una cosa bellissima che sinceramente non avevo mai visto prima, una pianta di... Se si capisce? No. Questa volta non si dice niente. Scusa, così mi fa fermendo o per l'acqua? Guarda, lentizia. Voi guardate che meraviglia. Questa è una piantina, di lentizia. Sono molto belle. Allora, io ve le faccio vedere, non solo perché sono molto belle. Ve l'ho fatto vedere non soltanto perché sono molto belle, ma perché in realtà c'è un discorso importante a proposito di questo. Cioè, noi dobbiamo cercare di capire con che cosa noi interagiamo, in questo caso un cereale. Guardate com'è dritto, verticale. Ieri parlavamo della verticalità. Certo, qua manca la radice, mancano le due fogliette, però comunque bene o male, pensate alla pianta del mais, come si erge. E poi abbiamo invece un'altra pianta, che è sempre un vegetale, ma che all'osservazione ci dà una sensazione differente. Guardate come si sviluppa in modo diverso, ha le sue radici. Tra l'altro delle radici, guardate, che si sviluppano anche in orizzontale. E il cereale, generalmente, le radici si sviluppano in verticale. Va giù a cercare il calore. Invece nel legume, nella leguminosa, c'è anche uno sviluppo laterale e orizzontale delle radici. Poi si allarga molto, e non cresce tantissimo. Quindi si muove su due polarità differenti, che è quello della, diciamo, della leggerezza e quello della pesantezza, poi lo vediamo meglio. Queste caratteristiche si riflettono anche sul seme. Abbiamo a che fare, cioè, con un vegetale che è strutturato, organizzato con delle sostanze differenti. Ieri questo discorso non lo abbiamo fatto, siccome abbiamo qualche minuto in più oggi, vi dico soltanto due parole perché è una cosa utile. Allora, nel momento in cui le cose si formano vuol dire la materia vivente, il sistema solare, le cellule,
noi abbiamo a che fare con quattro sostanze fondamentali, quattro elementi fondamentali, che sono il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno e l'azoto. Non posso fare un discorso troppo lungo perché se c'è tempo magari ci torniamo. Nel momento in cui noi abbiamo la formazione del carboidrato, di cui abbiamo parlato prima, vengono utilizzate tre sostanze. La materia si organizza utilizzando tre sostanze: il carbonio, l'ossigeno e l'idrogeno. Carboidrato. Nel momento in cui invece si formano le proteine, poi vediamo bene che cosa sono, le definiamo la sostanza tipica del legume, entra in gioco questo elemento molto misterioso, molto particolare, che è l'azoto. L'azoto entra in gioco nel momento in cui si formano le proteine. Allora, la proteina è la sostanza tipica del mondo animale. Ecco perché prima vi dicevo che qui dove c'è l'aria, dove si muovono le api, le farfalle, avviene qualcosa di magico. Qui, esattamente dove noi troviamo il seme, dove si forma il nuovo seme, che è il frutto della pianta, no? Qui si forma la sostanza proteica attraverso l'azoto. Quindi abbiamo queste tre sostanze, carbonio, ossigeno e idrogeno, a partire dalle quali si formano i carboidrati, e nel momento in cui si formano le proteine, c'è l'intervento di quest'altra sostanza, di quest'altro elemento fondamentale che è l'azoto. Ci sarà anche lo zolfo, ma comunque l'azoto è fondamentale. Ok? Quindi già questo ci permette di capire che ogni sostanza ha un suo, diciamo, effetto specifico, ha una sua finalità, ha una sua funzione ben precisa. Questo sarà molto importante da capire, soprattutto dal punto di vista, diciamo, della salute. Soprattutto per comprendere come mai certi modi di alimentarci, soprattutto quelli ad esempio iperproteici, danneggiano la salute. Ci sono proprio dei meccanismi fisici che appesantiscono molto. Quindi abbiamo a che fare con degli elementi, vedete che già c'è qualcosa che comincia a farsi un pochettino più impegnativo. L'atmosfera che c'è stasera, se notate, è differente rispetto a quella di ieri. Perché stiamo parlando di una cosa che ha un suo aspetto più pesante e ci impegna di più. È una cosa bella questa da osservare, tenetela in considerazione, perché vedremo poi la prossima settimana, quando parleremo dei semi, quanto calore riusciremo a sviluppare, perché il seme, la frutta oleosa, veicola del calore, porta del calore, e riusciremo a crearlo anche noi. Ok? Mi succede? Posso ancora? Benissimo, lasciamo questa bella pagina. Allora, la domanda che ci poniamo è: ma che differenza c'è tra un cereale e un legume? Che cosa troviamo dentro? Ieri, se vi ricordate, abbiamo parlato del cereale nel dettaglio, cioè abbiamo visto che cosa c'è effettivamente nel chicco. L'abbiamo analizzato all'interno, l'endosperma, vi ricordate il germe, la crusca, abbiamo parlato del metabolismo, abbiamo parlato della ghialina, della melasi. Stasera parleremo di qualcos'altro, ma in realtà parleremo anche di quello di cui abbiamo parlato ieri, perché se vi ricordate nell'introduzione vi ho detto, tenete conto del fatto che queste suddivisioni sono suddivisioni necessarie quando noi vogliamo fare un discorso logico, ma in natura non avviene così. Perché quando io mangio un chicco di riso, dentro ci sono le proteine, ok? Quindi non possiamo pensare c'è solo quello. Nel cibo c'è tutto. Poi ci sono dei cibi dove c'è una sostanza prevalente. Quella sostanza prevalente darà una caratteristica particolare al cibo stesso. Allora, facciamo un confronto. Questi dati possono sembrare aridi, ma in realtà sono molto eloquenti. Se li leggiamo nel giusto modo, vedete tutti? Tanto comunque parlo, quindi magari se non leggete bene ci arriva lo stesso. Allora, cereale, qui ho scritto carboidrati, la sostanza tipica del cereale. Abbiamo visto ieri carboidrati fino al 73%, proteine fino al 14%,
grassi fino al 7%, fibre, sali minerali e vitamine del gruppo A, B, E, poi C e D tra parentesi, perché in realtà c'è proprio. E questo l'abbiamo già commentato ieri, abbiamo detto che il chicco è un concentrato di vita che è la, diciamo, l'elemento di elezione per l'essere umano, per le proporzioni soprattutto in cui si presentano questi nutrienti. Adesso facciamo un altro confronto. Allora, legume, sostanza tipica del legume è la proteina, abbiamo detto. La proteina però è la sostanza tipica del mondo animale. Carboidrati fino al 50%, noi troviamo il 50% di carboidrati nel legume, nel fagiolo, in la lenticchia, eccetera. Proteine dal 23 al 40%, il 40% è dato dalla soia. Tutti i valori più alti sono dati dalla soia. Grassi dall'1 al 18%. Fibre, sali minerali, vitamine A, B, C, D, E. La C in particolare è data dai germogli. Lo troviamo non tanto nel legume secco, ma nel legume germogliato, come anche nei cereali germogliati, per ragioni che sono comprensibili. Allora uno mi dice, ma come mi regolo? Non è che ci sia poi tanta differenza, no? Tra l'uno e l'altro. Certo, ci sono dei valori che cambiano un po', ma che differenza c'è sostanzialmente? Se noi cerchiamo di dare una risposta corretta, riusciamo anche a fare un uso altrettanto corretto nell'alimentazione di queste meravigliose creature, che le chiamo così. Ormai sono qui, ci fanno compagnia, sono parte di questo incontro. Allora, ragioniamo. Abbiamo detto ieri che i cereali non creano scoglie. Nel momento in cui l'organismo li utilizza per la loro funzione energetica, non si formano scoglie. Abbiamo parlato, vi ricordate? Quando entra in bocca, diciamo, il cibo, noi cominciamo a scomporlo attraverso la pialina, cominciamo a scomporre i polisaccaridi. Non succede nulla per quanto riguarda le proteine, per quanto riguarda i grassi, semplicemente però ingeriamo il cibo. Ma non c'è scomposizione, non c'è metabolismo. Il metabolismo inizierà dopo. E il carboidrato non crea scorie. Che cosa succede però nell'organismo nel momento in cui io mi nutro di cibi che contengono proteine, soprattutto in una quantità elevata? Secondo voi che cosa succede? Dalla vostra esperienza, diciamo, di mangiatori? Ma vi faccio domanda semplicemente perché ho sete, così prendo il tempo. Però se volete rispondere, io sono ben contenta. Bevo tranquilla, lascio il tempo. Arrivano dei profumini qua ieri. Avete più fame di ieri? Sì. Sì, quindi Cirene stringi perché qua abbiamo fame. Allora, ve lo dico io. Il metabolismo delle proteine impegna il fegato. Il fegato deve immagazzinare gli aminoacidi a partire dai quali poi l'organismo costruisce le proteine. L'enzima che digerisce le proteine è la tripsina, che è sorella dell'amilasi di cui parlavamo ieri. Cioè il pancreas cosa fa? Secerne tre enzimi, quindi sono fratelli gemelli. Una è l'amilasi, che è quella di cui parlavamo ieri per quanto riguarda gli amidi, lo dice la parola facile, amilasi, amidi. Poi c'è la tripsina che invece si occupa delle proteine. E poi c'è la lipasi, anche lì è facile, lipidi, grassi, per digerire i grassi. Quindi è un processo molto complesso. Non solo è un processo molto complesso, ma l'organismo è coinvolto nella misura in cui ha a che fare
con una sostanza, con un cibo che è ricco di quegli odiati, odiatissimi acidi unici che non sono presenti nel carboidrato. Perché io dico, mangio un piatto di pasta e fagioli, benissimo, però il mio organismo dovrà avere a che fare non solo con la pasta, quindi cereali, va bene, nessuna scoria, ma anche con questi acidi unici contenuti nel legume. E allora è più impegnativo, perché devo occuparsi di digerire la proteina, ma di smaltire questi acidi unici, che sono massicci nei prodotti di origine animale, perché l'acido urico è tipico dell'animale, ma è presente anche nei legumi. In minore quantità e con un'aggressività anche minore, ma comunque ci sono, appunto, che possono dare fastidio. Allora, molto importante da dire, proprio perché queste, diciamo, diete iperproteiche sono tanto di moda, cerchiamo di capire perché fanno male. Questo ci permette di capire qual è la vera funzione delle proteine. Allora, nel momento in cui io ho bisogno come essere umano di muovermi, di pensare, di camminare, di preparare la pasta e fagioli e quant'altro, io ho bisogno di energia. Quindi devo dare all'organismo l'energia. Poi immaginate di non mangiare più carboidrati, perché volete dimagrire, perché vi è stato detto, perché voi pensate che riducendo i carboidrati ottenete un risultato. Benissimo, però io ho bisogno dell'energia, io, il mio organismo ne ha bisogno. E dove la va a prendere? Nelle proteine. Ma la funzione della proteina non è quella di dare energia. Adesso vi dico, ci arrivo, ci sto girando. La funzione della proteina non è quella di dare energia, per cui l'organismo si trova la proteina come fonte di energia e cerca di elaborarla. Elaborandola si produce ammoniaca, perché la trasformazione della proteina in carboidrato, che è l'unica fonte energetica, quindi avviene una trasformazione della proteina in carboidrato all'interno del nostro organismo, ma noi non lo vediamo, non lo sappiamo, ma avviene, produce ammoniaca. Avete mai bevuto l'ammoniaca? Ovviamente no, non sareste qui. È un potentissimo veleno. Allora, l'organismo, che è molto saggio, abbiamo detto ieri che è la parte più evoluta dell'essere umano, anche se uno magari non ci crederebbe molto, ma se siamo ancora vivi, nonostante tutte le gli sbatacchiamenti a cui sottoponiamo il nostro organismo, vuol dire che veramente è fatto bene, dura, tiene. Mi piacciono questi sorrisetti perché so che avete capito cosa voglio dire. Allora, l'organismo interviene immediatamente e neutralizza l'ammoniaca. La neutralizza, cioè neutralizza il veleno, trasformandolo in urea. Quest'urea sarà espulsa con le urine, ma con un grande sovraccarico a livello renale. Quindi voglio dimagrire, benissimo, mi mangio le proteine, ok, va bene, lo faccio. Dopo 2 settimane il rene comincia già ad avere qualche problemino, comincio a sentirmi stanco, sempre più stanco, perché il rene praticamente regge, veicola, coordina l'energia vitale, quindi scappa fuori, va via, detto proprio per capirci, no? E io mi trovo sempre più stanco, probabilmente dimagrisco, ma non è dimagramento, è emaciazione, sono due cose differenti. Quindi questo ve lo volevo dire, spiegare, poi farete le vostre valutazioni, ma qua mi sembrate tutti magri, per cui non credo che abbiate bisogno di queste diete così. Fate molta attenzione, perché anche se noi non vediamo cosa accade, in realtà queste cose sono estremamente dannose per la salute. Ok? Quindi, detto tutto questo, quale sarà la funzione delle proteine? Allora, proteina, sapete cosa vuol dire proteina? La parola proteina viene dal greco proton, primo, e la materia prima, la materia, diciamo, originaria, primordiale, ed è quella che serve a costruire l'organismo, cioè ha una funzione plastica. Questo è il motivo per cui, lo vedremo poi nell'incontro
l'ultimo, quando parleremo delle stagioni della vita, eccetera. Questo è il motivo per cui diciamo che la crescita, i bambini, eccetera, eccetera, hanno necessità di un maggiore apporto proteico, perché devono sviluppare, devono creare il loro corpo. La proteina fa questo lavoro qua. Quindi la proteina ha prevalentemente, può avere anche altre funzioni, anche quella di convertirsi in carboidrato, quindi volendo anche quella di dare energia, ma la peculiarità della proteina è quella di, diciamo, dare la struttura, creare la struttura. Vi faccio un esempio per farvi capire. Gli ormoni sono molto importanti. Gli ormoni sono fatti di materia proteica. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di proteine, ma c'è una parte delle proteine che serve anche a fare queste cose, a creare queste cose che noi non vediamo. Cioè, noi vediamo questo, vediamo questo. Vogliamo palestrarci? Abbondiamo di proteine. Poi, in realtà, le proteine servono anche ad altro molto più importante. Ok? Ci torneremo prossima settimana su questo, perché è importante. Vi dico però ancora una cosa, poi è procedere. Vi dico solo questo perché diciamo che è importante per capire la differenza tra un legume fresco e un legume secco. A volte non la facciamo questa considerazione, ma è importante. Ecco perché adesso cerchiamo di capire cosa c'è nel vegetale. Perché il legume nello stato fresco è molto più vicino a un vegetale che a un legume. Ancora non è maturo, non è pronto. E quindi si presenta come vegetale e troviamo prevalentemente queste sostanze, che poi diventeranno differenti, ci sarà un processo di, diciamo così, maturazione successiva e si formeranno tutta una serie di sostanze, in particolare le proteine, ma anche i carboidrati. Allora, nel vegetale, lo sappiamo, acqua, fino al 90% di acqua. Poi troviamo sali minerali, vitamine A, B e C, fibre e soprattutto, miracolo, bellissimo, clorofilla, che è la sostanza affine al sangue. Quindi è molto importante, fa molto bene. La clorofilla, no? Quello che vendono nelle bollette, cioè sì. Si può prendere tutti i giorni, come va? Beh, dipende se uno ha delle carenze, diciamo. Allora, l'ideale è non usare queste cose, perché se noi mangiamo la quantità necessaria di verdure, la clorofilla la prendiamo dalle foglie, dall'insalata, non ce ne serve tanta. Se noi abbiamo dei problemi di anemia e di certi tipi di anemia, questo è uno dei rimedi migliori. Perché la clorofilla non dà ferro e basta, dà l'informazione che serve all'organismo per attivare i processi del ferro. Quindi è una sostanza, quello ho detto, una sostanza meravigliosa, perché in realtà è molto attiva, attiva i processi. Ok? Allora, adesso ci arrivo. Allora, legume fresco e legume secco, quindi dicevo sono differenti. Lei dice meglio fresco o secco? Se è dicembre posso anche considerare migliore il borlotto fresco, ma non lo troverò mai. Quindi quando parleremo della stagionalità ci renderemo conto che non soltanto diciamo i prodotti di stagione sono più buoni, ma sono più adatti e ci permettono di interagire con molta più armonia con quello che ci circonda. Allora, adesso è tempo di borlotti freschi. Noi, per ragioni differenti, abbiamo usato quelli secchi, ok? Ragioni comprensibili. In realtà, in questo momento dell'anno, usiamo i borlotti freschi. È l'ideale. Ci accordiamo con quello che avviene intorno a noi. Poi è brevissimo il tempo, non abbiamo tanto tempo a disposizione. È giù di pasta e fagioli. Però sfruttiamo questo momento in cui la natura ci offre i borlotti freschi, che non avranno ovviamente questa caratteristica, ok? Perché avranno meno proteine, meno carboidrati, eccetera, eccetera, ma comunque ci danno in ogni caso un apporto interessante di queste sostanze, non tutte, cioè non in quella quantità, però comunque sufficienti. Questo è molto importante.
Poi c'è ancora un'altra cosa da dire, e la vedremo nel dettaglio parlando dei fagioli. Certi legumi non si possono assolutamente utilizzare crudi, ma altri sì. La fava secca si può mangiare cruda, pochissima. Il borlotto assolutamente no, il fagiolo no. Il pisello sì, altre, vediamo in dettaglio, per quelle ragioni di tossicità. Ok? Hai bisogno della parola? Io avrei praticamente finito, la pasta e fagioli è servita, adesso si è asciugata un po'. E il tempeh è stato rosolato con il padella scoperto, che prende un po' di colatura. A questo manca questa famosa salsa che poi ci sarà alla cena. E la lenticchia è pressoché cotta, adesso gli ho messo il sale, lascio ancora asciugare un po' perché è un po' liquido, mi piace un po' più asciutta. Ho tolto profumi d'erba aromatica che ho messo in precedenza, c'è ancora qua c'è il ciclo di scoperto ed è pronta anche questa. La lenticchia più o meno quant'acqua serve? Ma io ho messo un paio di dita di acqua sopra il livello, però forse nel vostro Debian avete dei quantitativi precisi, quindi dipende anche poi dall'uso che ne farete. Se lo mangiamo in umido, quindi se un po' più liquido va bene, se lo vogliamo mangiare asciutto va quasi bollito, cioè con tanta un po' più di acqua e poi magari eventualmente scolato se lo vogliamo intero per fare un insalato, un po' ottimo. Comunque se volete alzarvi per guardare anche magari assaggiare formare però se volete infilare la testa nella pentola visto che non è lo strumento di tortura di cui parlavo ieri. Prima si diceva che la carruba è una leguminosa, sì? Però a differenza delle leguminose classiche che vediamo, è un albero la carruba, cresce sì, in un certo, è un albero sicuramente. Ed è molto ricco ai livelli della soia, mi sa come anche. No, non è ricco come, no, non è assolutamente ricco come la soia. Diciamo che ha una grande quantità di vitamine del gruppo B, anche la B12. Però è sbilanciato dal punto di vista dei carboidrati, perché è più dolce. E questo ovviamente a livello, diciamo, nutrizionale, fa sì che noi non possiamo utilizzare la carruba esattamente come possiamo con la disinvoltura, diciamo così, con cui possiamo utilizzare il legume. Non ci dà le stesse proprietà e ha un impatto differente, oltre al fatto che sinceramente, non so voi, io ne mangio. Cioè, la carruba va bene, ma. Io ne mangio, sono un cavallo. Sono un cavallo, ma sei uno su 30, quanto è? Si trova, adesso a dire se ne colazzi. Ma tra l'altro si mangia la carruba? No, si utilizza. Si mangia anche l'esterno. Anche da zero. Allora, si utilizza la polpa fresca, si utilizza la polpa secca. Io ho notato che, per esempio, un agraria, e la usano molto nell'alimentazione dei roditori anche dei cavalli, sì, certo, assolutamente. Quindi l'osservazione che tu hai fatto è corretta, nel senso di questa forma diversa, cioè una pianta rispetto a un cespuglietto, e proprio questo discorso qua, che sarebbe bellissimo sviluppare ma non c'è il tempo, ci fa anche capire un'altra cosa. Che qui abbiamo una pianta annuale, cioè una pianta che ha un ciclo vegetativo relativamente breve, che prende tutta una serie di influssi del sole, della luna, delle stelle, eccetera, eccetera, circoscritti nel tempo. La pianta no, la pianta dura anni, decenni, è radicata in modo differente nel terreno, quindi ha un rapporto con la terra diverso, e anche questo. Diciamo che farà sì che il frutto abbia delle caratteristiche diverse anche dal punto di vista nutrizionale. Bello questo, vero che è bello questo, scusate, ma io sono appassionata, secondo me l'osservazione, cioè questi particolari ci fanno capire molte cose, possono essere molto utili per capire anche altre idee. Allora,
posso andare avanti? Tu ci lasci? Io ti lascerò. Benissimo, allora parleremo di te. Sì, sì. Ma i piatti di ieri sera erano sufficienti.